io sono appunto responsabile generale degli enti locali della Lega Nord da qualche anno. Questo significa che quando non sono a Roma, anche da quando sono parlamentare, comunque il lunedì e il venerdì e quando ho giorni liberi sono presso la sede federale di Bellerio. La struttura enti locali è prevista dallo statuto della Lega Nord. Ci sono due articoli specifici che parlano appunto del responsabile federale enti locali e poi anche del responsabile nazionale enti locali, che hanno il compito di dare al territorio le linee politiche amministrative, linee politiche che sono elaborate dal Consiglio federale, dal segretario federale. Quindi a Milano c'è questo ufficio composto da una decina di persone, ognuna delle quali ha specifiche competenze, che ha proprio il compito di rispondere alle domande un po' di tutti, perché noi non rispondiamo solo agli amministratori, ma anche ai militanti o comunque coloro che ci contattano. Per comunicare noi usiamo il sito della mia office, dove potete trovare documenti, come le leggi, mozioni, informazioni varie. Sempre quando si avvicinano le elezioni amministrative, come in questo periodo, perché sapete che le elezioni si svolgeranno il 15 e il 16 maggio, con il turno di ballottaggio il 29 maggio, noi prepariamo una bozza di programma tipo, sia per le elezioni comunali e provinciali, che mandiamo al territorio, bozza che può essere utilizzata, estrapolando magari le parti che più interessano e adeguandole poi alla singola realtà territoriale. A noi vengono anche inviate tutte le liste prima della presentazione, quindi noi sappiamo dove vengono presentate, quale simbolo, chi sono i candidati e vediamo anche che dove più vengono presentate liste, più aumenta comunque il consenso verso il movimento, perché anche appunto fare l'amministratore e anche fare semplicemente consigliere comunale d'opposizione è comunque un modo per farsi conoscere, è un modo per far conoscere la Lega e per portare avanti le battaglie del nostro movimento. Infatti, quel che noi chiediamo, che il movimento chiede a un amministratore della Lega, è di essere onesto, coerente, determinato, di conoscere come funziona la macchina comunale, di conoscere per quanto gli è possibile le norme, ma soprattutto di portare avanti la linea politica del movimento. Linea politica che è una sola, e qua mi rivolgo in particolare, ma con molto affetto, ai giovani, perché forse insomma, per chi ha la mia età o per molti insomma, dei presenti, fare leghista tanti anni fa era meno semplice di adesso. E quindi insomma anche coloro che magari non sono più giovani hanno comunque quell'esperienza e quella conoscenza della Lega e del mondo che può essere un utile confronto anche per chi è giovane, per chi è pieno di entusiasmo, per chi come voi rappresenta il futuro di questo movimento. La linea politica, dicevo, è una sola, la Lega ha una linea politica su tutto. Anche se io spesso sento del contrario, ci sono così cose risapute, sappiamo che noi siamo contro i centri storici, siamo a favore dei centri commerciali, scusate, a favore dei centri storici, a favore per la valorizzazione delle tradizioni, dell'identità, siamo assolutamente per il federalismo in tutte le forme, siamo contro l'immigrazione clandestina, siamo contro l'entrata della Turchia in Europa, insomma, ma anche sul quotidiano la Lega ha idee chiare. E quindi se per caso ci sono dei dubbi, perché poi a livello territoriale spesso occorre confrontarsi anche con i problemi che sorgono, dovreste rivolgervi sempre al vostro segretario provinciale, che sa poi a chi rivolgersi eventualmente per ottenere chiarimenti. Posto che appunto la segreteria federale è sempre a vostra disposizione e può essere sempre contattata.
Io mi occupo di enti locali da diversi anni e devo dire che ho scelto la Commissione Affari Costituzionali della Camera perché, come sapete, ogni parlamentare fa parte necessariamente di una commissione tra quelle permanenti. Poi ci sono altre commissioni particolari, ci sono bicamerali, ci sono giunte, eccetera, però ogni parlamentare è assegnato a una commissione permanente. Io ho scelto, o comunque ho chiesto di essere messa nella Commissione Affari Costituzionali perché è proprio la commissione dove vengono discusse tutte le proposte di legge relative agli enti locali. In particolare è la commissione da cui passano le proposte quindi dei nostri ministri Bossi, Maroni e Calderoli. E quindi insomma è interessante anche vedere così svilupparsi e arrivare a compimento quell'atto che è stato formulato e presentato da uno dei nostri ministri, che devo dire perché, e non per dovere, ma perché lo sento veramente, che per tutti noi parlamentari della Lega sono veramente un grande esempio di impegno, di determinazione e sono davvero un motivo di grande orgoglio e credo che sia un sentimento comune, insomma, anche a voi che magari li vedete meno o seguite meno le vicende parlamentari. Io volevo fare così un pochino oggi il quadro della situazione rispetto alla normativa relativa agli enti locali, normativa che è in continua evoluzione. O meglio, il riferimento principale in materia di enti locali è il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, vale a dire il decreto legislativo 267 del 2000. Chi è amministratore o chi è sindaco sa che quando deve così approfondire un argomento, sapere come funziona un aspetto della macchina comunale, prende il testo unico che è composto da 274 articoli e dà un'occhiata. In realtà, se facciamo un passo indietro, possiamo evidenziare come in tema di enti locali c'è un preciso riferimento costituzionale. Infatti l'articolo 114 della Costituzione dice che la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni, dallo Stato. L'articolo 114 della Costituzione pone quindi tutti gli enti su un pari livello, dando a loro pari dignità costituzionale. Infatti, ascoltate bene, la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. Quindi enti che hanno pari dignità. A questo si aggiungono poi altri articoli della Costituzione, in particolare l'articolo 119 che attribuisce appunto a comuni, province e città metropolitane autonomia finanziaria di entrata e di spesa. La normativa, dicevo, in particolare per gli enti locali è il testo unico. Prima del testo unico, vediamo come siamo arrivati al testo unico che è del 2000. Ci siamo arrivati partendo dalla legge 142 del 90, anche questa è una legge che spesso avete sentito nominare, a volte si menziona ancora, anche se è stata totalmente abrogata e sostituita dal testo unico. Nel corso degli anni, quindi dal 90 in poi, anche questa legge, la 142, ha subito tutta una serie di modificazioni. Nel 99 c'è poi stata un'improvvisa accelerazione, in particolare ci sono state due leggi, la legge 120 del 99 che ha riportato a 5 anni il mandato del sindaco e la legge 265, sempre del 99, che ad esempio ha riformato tutta la materia dello status degli amministratori, quindi la materia relativa alle indennità, ai titoli di presenza, ai permessi, ai rimborsi spese, eccetera. E proprio questa legge 265 conteneva una delega al governo per l'emanazione di un
testo unico che raccogliesse tutte le norme relative agli enti locali e che poi è stato appunto approvato nel 2000 con il decreto legislativo 267. Anche questo testo unico, così viene comunemente chiamato, doveva solamente raccogliere le norme, non doveva avere un carattere innovativo, ma nella pratica poi così non è stato. E anzi il testo unico approvato nel 2000 risente dell'atteggiamento e così dei principi della sinistra che allora era al governo e che appunto approvò questo testo. Il testo unico di fatto non considera regolamenti esistenti, ha avuto carattere innovativo, prevede l'abrogazione di molte norme, ad esempio abroga totalmente la legge 142, prevede l'abrogazione parziale di altre norme e quindi lascia esistenti una serie di norme che non sono andate a confluire nel testo unico. Dicevo che ha avuto carattere innovativo. Ad esempio, con il testo unico viene cambiata una piccola parola all'articolo 8, per cui non si parla più di partecipazione dei cittadini alla vita dell'ente locale, ma di partecipazione popolare. Allora, è una piccola parola che però poi ha aperto la strada a tutti quei comuni che hanno presentato e proposto la partecipazione di non cittadini comunitari o extracomunitari nelle liste elettorali. Non so se vi ricordate, c'è stato un periodo in cui tanti comuni hanno presentato liste in cui erano compresi anche cittadini extracomunitari. In realtà alle elezioni amministrative, come ha avuto modo di ribadire più volte il Ministro dell'Interno, possono candidarsi ed essere eletti i cittadini italiani, possono candidarsi e essere eletti i cittadini comunitari se si iscrivono ad appositi elenchi che si trovano presso i comuni e se seguono ulteriori prescrizioni, possono votare, possono essere eletti, ma non possono essere né sindaco né vice sindaco. Non possono fare neppure vice sindaco, perché sapete che in caso di decesso, dimissioni, decadenza, eccetera, del sindaco, subentra il vice sindaco. Quindi questo è precluso ai cittadini comunitari, mentre non è consentito presentarsi alle elezioni neppure amministrative e neppure circoscrizionali, come alcuni comuni avevano tentato di fare, per i cittadini extracomunitari. Un'altra piccola innovazione, anche qua questa di rilievo perché riguarda la commissione elettorale comunale, però che influisce comunque poco sull'operatività della commissione stessa, è che con il testo unico, prima del testo unico l'elezione della commissione elettorale comunale veniva nella seconda seduta dopo la seduta di insediamento. Con il testo unico invece c'è scritto che nella seduta successiva all'insediamento deve essere eletta la commissione elettorale comunale. Questi sono due piccoli esempi, ma in realtà il testo unico ha avuto davvero un carattere diverso da quello che doveva essere nelle premesse. Testo unico, dicevo che era del 2000, dal 2000 a oggi chiaramente è stato modificato e sono intervenuti diverse norme di legge. In più ricordiamo che è stato anche modificato il titolo quinto della Costituzione. E anche questo influisce sul testo unico, perché ad esempio il testo unico fa ancora riferimento all'articolo 130 della Costituzione che riguarda i comitati regionali di controllo. E vi ricordate tutti che tanti anni fa, nel 95-96, esistevano i comitati, i famosi Coreco, no? Per cui praticamente tutte le delibere del Consiglio di Giunta dovevano prima passare all'approvazione del Coreco prima di diventare efficaci. Dopodiché invece i Coreco sono stati eliminati, però la Costituzione ne parla ancora e quindi necessariamente
scusate, la Costituzione non ne parla più perché l'articolo 130 è stato abrogato. Il testo unico però fa ancora riferimento ai correttori, questa norma non è stata formalmente cancellata e quindi sarà necessario rivedere tutto il contenuto del testo unico. Non solo per questo motivo, ma anche per altri due motivi importanti. Innanzitutto perché, come voi sapete, è stata approvata la legge 42 del 2009, cioè la legge che delega il governo a dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione, cioè la legge sul federalismo fiscale, che rappresenta il punto da cui poi sono partiti tutti i decreti legislativi che il ministro Calderoli e il ministro Bossi stanno portando avanti e stanno arrivando appunto all'attenzione del Parlamento. Non ultimo appunto proprio questa settimana alla Camera è stato definitivamente approvato il decreto legislativo sul federalismo fiscale, che è il quarto dei decreti legislativi adottati dal governo in base a questa legge delega, perché ribadisco, la legge 42 dice delega il governo ad adottare uno o più decreti legislativi. Al momento, in base alla delega, il governo ha approvato 8 decreti, 4 sono stati approvati anche in via definitiva, l'ultimo questo di questa settimana, dopo un iter che è abbastanza lungo perché prevede il parere delle commissioni parlamentari di Camera e Senato, delle commissioni bilancio, il parere della Commissione Affari Costituzionali, il parere della Commissione bicamerale, il parere della Conferenza Unificata, e tutte le volte che ci sono questi passaggi possono esserci delle modifiche rispetto al decreto approvato inizialmente dal Consiglio dei Ministri. E quindi si tratta di un iter lungo e complesso che per questo ultimo decreto, quello sul federalismo municipale, è stato ulteriormente allungato, perché sapete che siccome in seguito all'uscita dei Fignani dalla maggioranza hanno formato il loro gruppo, questo ha fatto sì che venisse meno la maggioranza nelle commissioni e anche nella commissione bicamerale. Per questo motivo la commissione bicamerale ha votato in pareggio, 15 a 15, la commissione bilancio della Camera non ha espresso parere su quest'ultimo decreto e quindi il governo ha relazionato alle Camere la settimana scorsa al Senato, questa settimana alla Camera e quindi adesso il decreto è definitivamente approvato. Questo è il quarto, salutiamo il sottosegretario D'Amico. Della sua capacità
mediazione. Quindi necessariamente anche il testo unico degli enti locali risentirà delle modifiche introdotte anche dall'entrata in vigore, dall'applicazione di questi decreti. Ma un'altra, il decreto legislativo, il testo unico dovrà necessariamente essere rivisto, anche perché è stato approvato un'altra proposta di legge che comunemente viene ricordata come la Carta delle Autonomie. In realtà si tratta di un disegno di legge che è stato approvato dalla Camera il 30 giugno del 2010 e con il quale vengono individuate e disciplinate le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane. Questa proposta individua e trasferisce funzioni amministrative, provvede alla soppressione o alla razionalizzazione di enti e di organismi, definisce piccoli comuni e dopo l'approvazione della Camera avrà l'attenzione del Senato. E l'articolo 13 di questa proposta di legge, che comunemente viene chiamata Carta dell'Autonomia, appunto delega al governo per arrivare a definire un testo unico che raccolga tutta la normativa statale, che sono statale in materia di enti locali, adeguandola anche alle successive disposizioni di legge e adeguandola anche alle sentenze e quindi alla giurisprudenza. E quindi a breve, dopo l'approvazione della Carta delle Autonomie, si procederà quindi a una revisione di tutta la normativa e quindi alla sostituzione del testo unico con questo nuovo codice. Ma dal 2000 a oggi, dicevo, il testo unico ha subito delle importanti modifiche. Ad esempio, uno dei primi atti di questo governo, e in particolare del ministro Maroni, è stato un decreto in materia di sicurezza. Poi ce ne sono stati altri, ma già nel maggio 2008 il ministro Maroni ha portato all'approvazione del Parlamento un decreto che aveva per oggetto proprio misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. Questo decreto, tra le varie disposizioni, prevedeva anche l'ampliamento del potere di ordinanza dei sindaci. Non so se vi ricordate, fino a quel momento i sindaci potevano emanare ordinanze contingibili e urgenti. Con quel decreto i sindaci possono emanare anche ordinanze contingibili e urgenti. E questo amplia la possibilità di intervento del principale riferimento di un comune, vale a dire di un sindaco. In seguito al decreto è stato poi emanato un decreto ministeriale, sempre nel 2008, con il quale viene precisato cosa si intende per incolumità pubblica, per cui si intende l'integrità fisica della popolazione, per la sicurezza urbana, che si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste in difesa del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile. In base quindi a questo decreto legge che amplia il potere di ordinanza e al successivo decreto ministeriale che va a chiarire la portata della norma, adesso i sindaci possono emanare anche ordinanze che possono intervenire in materia di sfruttamento della prostituzione oppure dei minori, vagabondaggio, accattonaggio, danneggiamento del patrimonio pubblico, quindi tutte quelle situazioni che possono essere di intralcio alla vivibilità di un comune. Questo stesso articolo 54 del testo unico è stato poi ulteriormente modificato da un decreto legge del novembre 2010. La modifica consiste nel fatto che il prefetto, ove lo ritenga necessario, dispone misure adeguate per assicurare il concorso delle forze di polizia per l'esecuzione delle ordinanze del sindaco. Quindi sapete quindi che questo articolo 54 prevedeva già che i sindaci dovessero mandare in via preventiva al prefetto l'ordinanza. Adesso, in
Consiglio, soprattutto in una fase in cui appunto ci stiamo avvicinando alle elezioni amministrative. Sto parlando della legge finanziaria per il 2010, che è la legge 191 del 2009, e del decreto legge 2 del 2010. Entrambe queste leggi sono intervenute su alcuni articoli del testo unico. Ad esempio, sono intervenuti sulla composizione della giunta e del consiglio comunale provinciale. Vedo qualcuno che dice sì, e questo è importante perché le ripercussioni saranno più evidenti proprio dalle elezioni che si terranno a maggio, o meglio, queste due disposizioni prevedono una diminuzione di un quarto del numero degli assessori rispetto al numero dei consiglieri, e la riduzione del numero degli assessori è entrata però in vigore già nelle elezioni del 2010. Quindi i comuni che sono andati alle elezioni nel 2010 hanno mantenuto invariato il numero dei consiglieri, che è anche il numero dei componenti della lista che viene presentata alle elezioni. Ha però prescritto la riduzione di un quarto del numero degli assessori. Cosa succede però dal 2011? Che il numero dei consiglieri viene ridotto del 20% rispetto a quanto è contenuto nell'articolo 37 del testo unico. Quindi se voi pensate al vostro singolo comune, mettiamo che sia composto oggi da 20 consiglieri, dovete ridurre questo numero del 20%, e sapete quanti consiglieri ci saranno dalle elezioni che si terranno a maggio, quindi 16. Però attenzione, perché su 16, su questo numero nuovo di consiglieri, che bisognerà calcolare la riduzione di un quarto del numero degli assessori. E quindi questo vale, insomma, può servire, è utile anche, non solo per la presentazione delle liste, ma anche in caso di trattativa con eventuali alleati nella presentazione delle liste. Il Ministero dell'Interno ha già comunque inviato alle prefetture una circolare in cui sono contenute le tabelle per cui, a fronte del numero dei consiglieri attuali, qual è il numero dei consiglieri che comporranno il consiglio comunale e provinciale a far data dalle prossime elezioni, così come la tabella che prevede la riduzione del numero degli assessori. Per quanto riguarda il numero degli assessori, posto che per i comuni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti da 60 si passa a 48 consiglieri, gli assessori avrebbero dovuto essere 13. In realtà la legge mantiene fermo però il numero massimo di 12 contenuto nell'articolo 37, credo, o 47 del testo unico. Tra l'altro, anche su questa materia poi ci sono stati degli interventi o tentativi di interventi successivi, perché 15 giorni fa, forse meno, più per un possesso del tempo, non so, avete sentito parlare del milleproroghe. Il milleproroghe era un decreto, quindi doveva essere convertito nei 60 giorni, è stato al Senato 50 giorni, è arrivato alla Camera, e proprio mentre noi stavamo approvando il contenuto di questo decreto è arrivata la lettera del Presidente della Repubblica in cui si diceva che il contenuto del decreto non era stato preventivamente vagliato dalla Presidenza della Repubblica, che secondo il presidente Napolitano si era andato un po' oltre la delega, e quindi il presidente diceva: togliete alcune parti di quanto contenuto nel decreto. La Camera, il governo ha presentato un maxi emendamento, è stata votata la fiducia sul maxi emendamento, e poi è tornato il testo al Senato, perché il 27 febbraio scadevano i 60 giorni e doveva essere necessariamente approvato anche dal Senato. Ora, cosa c'era nel testo del milleproroghe uscito dal Senato, arrivato alla Camera, che poi però è scomparso dal maxi emendamento del governo?
era previsto erano previste, ad esempio, il fatto che per i comuni sopra il milione di abitante non ci sarebbe stata la riduzione dei consiglieri ed assessori comunali. Questo valeva per le grandi città, in realtà valeva per Roma, beh no, su Roma si può discutere perché però valeva per Milano, valeva per Napoli, che vede Bologna, che tutti i comuni grossi che vanno alle elezioni a maggio. In realtà con questa piccola disposizione è scomparsa dal testo del milleproroghe. Sempre tornando invece alle nostre due leggi, quella della finanziaria per il 2010 e il decreto legge 2 del 2010, bisogna ricordare che in conseguenza della riduzione del numero dei consiglieri provinciali occorre, che così prevedeva la legge e bisognava farlo entro novembre 2010, bisogna anche rivedere tutte le circoscrizioni provinciali, perché sapete che il sistema elettorale delle province è appunto per collegi, visto che abbiamo ridotto il numero dei consiglieri provinciali, necessariamente i collegi della provincia di Cuneo saranno numericamente ridotti e saranno però territorialmente più ampi. Sempre queste due disposizioni vanno a eliminare la figura del direttore generale, prevista dall'articolo 108 del testo unico, per i comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti. Sapete che il direttore generale oggi può essere nominato dal sindaco, è una persona di sua fiducia, dura in carica fino a che dura il mandato del sindaco. Con queste disposizioni di legge cessa la possibilità per i sindaci di nominare il direttore generale, tranne che per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e alle province. Sempre per espressa disposizione di legge, il direttore generale non cessa di esistere nel momento in cui entra in vigore la legge, ma nel momento in cui va a scadenza naturale. Ugualmente, cessa di esistere il difensore civico comunale, anche qui dalla sua scadenza naturale, quindi da quanto è stato concordato con l'amministrazione comunale. Il difensore civico comunale ora esiste, non può più essere nominato, può esistere però il difensore civico provinciale e i comuni possono fare una convenzione con la provincia affidando al difensore civico provinciale che assume il nome di difensore civico territoriale, i compiti che già svolge il difensore civico, quindi a salvaguardia della buona e corretta amministrazione. Cessano anche le circoscrizioni di decentramento comunale, quindi le circoscrizioni, tranne che nei comuni con popolazioni superiori a 250.000 abitanti. Anche in questo caso possono esistere, ma devono avere un limite minimo di 30.000 abitanti. Cessano anche i circondari provinciali. Questa era una disposizione che riguardava le province, prevista dal testo unico, per cui le province potevano prevedere anche i circondari provinciali, che erano praticamente le parti territoriali che potevano essere dotate di uffici particolari dei servizi. Cessa questa possibilità, viene esplicitamente abrogata la disposizione. Ma ancor più recentemente, sempre su alcuni articoli del testo unico, hanno inciso altre disposizioni. Ad esempio, vi ricordate che sempre la legge finanziaria aveva abrogato gli ATO, quindi gli ambiti territoriali delle acque e dei rifiuti, a far data mi sembra un anno dall'entrata in vigore della legge. Il decreto milleproroghe, di cui vi ho accennato prima, proroga l'abrogazione degli ATO, acque e rifiuti, al 31 marzo del 2011. Sempre invece un'altra disposizione, cioè il decreto legge 78 del 2010, che va a sopprimere
l'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. Questa ormai è soppressa e tutti i compiti che competevano all'agenzia vengono posti in carica direttamente al Ministero dell'Interno, cosa che è assolutamente la più ovvia e naturale. Sempre dallo stesso decreto ha disposto poi che dal 1 gennaio 2011 è soppresso il contributo a favore dell'agenzia che dovevano dare le amministrazioni provinciali e comunali. E Milleproroghe proroga solo al 31 marzo la soppressione di questo contributo, mentre non proroga assolutamente l'esistenza dell'agenzia. Sempre sullo status invece degli amministratori sono intervenuti altre, anche Milleproroghe, che prevede ad esempio un status particolare per i consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane, che possono avere un gettone di presenza. Questa facoltà non c'era, nel senso che la norma diceva città metropolitane, ma nessuno era andato a dire esattamente cosa si potesse fare, perché le città metropolitane formalmente non sono mai state costituite. Quindi è stato precisato con il Milleproroghe che per città metropolitane si intendono quelle elencate nel testo unico. Questo significa che dove ci sono città metropolitane, dall'entrata in vigore del Milleproroghe, i consiglieri circoscrizionali possono ricevere il gettone di presenza. Altre due piccole innovazioni introdotte dal Milleproroghe che interessano gli amministratori degli enti locali riguardano una, il limite all'indebitamento degli enti locali, perché sapete che con la legge di stabilità per il 2011 era previsto che come limite all'indebitamento l'8%, per cui questo metteva un pochino in difficoltà tutti i comuni che avevano predisposto un bilancio, che sapete che si possono fare investimenti per una quota parte, e quella quota parte che il testo unico dice il 15% era stata diminuita all'8%. Adesso con il Milleproroghe invece è stata, c'è una nuova variazione, quindi è stata riportata al 12% per il 2011, a 10% per il 2012 e all'8% a decorrere dal 2013. Un'altra norma invece che interessa forse ancora di più è il fatto che il Milleproroghe consente anche per il triennio 2010-2013 l'utilizzo del 75% degli oneri di urbanizzazione per il finanziamento delle spese correnti e per le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. E anche questa è una norma che in un primo momento doveva essere prorogata solo al 31 marzo e già si auspicava che potesse essere prorogata almeno per tutto l'anno 2011, perché avrebbe comunque una sua modifica messo in difficoltà tutti i comuni che avevano già predisposto il bilancio. Ora, per fortuna, gli oneri di urbanizzazione possono essere utilizzati per il 75% fino al 2013. Io vorrei fare solo un breve accenno a una materia che per la Lega Nord è sempre stata cara, vale a dire alle province, ma magari il nostro sottosegretario che segue la materia in commissione potrà essere entrare nel dettaglio. Come sapete che la Lega Nord ha sempre ritenuto necessaria l'esistenza delle province, ritenendo appunto che siano un organo di coordinamento, di programmazione necessario, soprattutto laddove esistono piccoli comuni, che quindi potrebbe essere molto difficoltoso il rapporto diretto comune-regione. La provincia è l'ente di coordinamento di un certo ambito territoriale. La provincia è quindi sempre stata difesa dal nostro movimento. Non dimentichiamo che le funzioni delle province sono elencate anche nella Carta delle Autonomie,
per una certa parte, cioè per il periodo transitorio, anche nella legge 42 del 2009. Ci sono però altri partiti politici che continuano a sostenere che le province debbano essere abolite. E con poca onestà alcuni continuano ad affermare che l'abolizione delle province era contenuto nel programma elettorale che Lega Nord e PDL hanno presentato nel 2008. Questo non è vero, perché nel programma elettorale c'è scritto espressamente abolizione delle province inutili. E la discussione era basata sul fatto che verranno eliminate le province laddove si formerà la città metropolitana, perché una esclude l'altra. E anzi, ove si formerà la città metropolitana, la provincia avrà necessariamente un'altra conformazione territoriale. Nonostante questo, sono stati presentati alla Camera diverse proposte di legge per l'abrogazione costituzionale delle province, e cioè proposte che vogliono togliere la parola provincia da tutti gli articoli della Costituzione in cui questa parola è menzionata, ad esempio dall'articolo 114 che vi ho menzionato prima. E queste proposte di legge sono state presentate dall'Italia dei Valori, dall'UDC e da pochi esponenti del Partito Democratico. Anche qui c'è stata un'ampia discussione in Commissione Affari Costituzionali, poi la materia è andata in aula, per fortuna dall'aula siamo riusciti a farla ritornare in Commissione e adesso però la discussione prosegue. Anche qui noi come Lega abbiamo presentato degli emendamenti a queste proposte abrogative in cui siamo disponibili a rivedere la conformazione territoriale, magari valutando sia il territorio sia la popolazione di quel territorio, ma continueremo comunque la nostra battaglia per evitare l'abrogazione costituzionale delle province. Quindi tutto questo per dirvi che la materia è veramente molto pasticciata. Io sono andata veramente per esempi e per pochi esempi, solo per dimostrarvi e per raccontarvi come dal 2000 testo unico decreto legislativo 287 a oggi già il testo unico è stato modificato. In questi ultimi anni è stato ancora più modificato, ma in futuro sarà necessario da un lato adeguarlo alla modifica del titolo quinto della Costituzione, perché il testo unico non è ancora stato adeguato, sarà necessario adeguarlo alla fiscalità municipale contenuta nel decreto legislativo che abbiamo approvato quest'anno, questa settimana in aula, e ancor più dovrà essere sostituita da questa Carta delle Autonomie che prevede espressamente appunto la redazione di un nuovo codice delle autonomie. Quel che si chiede a un amministratore non è di conoscere tutto quanto avviene nel testo unico. Se posso darvi un suggerimento è vi posso dire di andare comunque sempre a verificare la normativa aggiornata, quindi non prendere mai la legge così come è stata approvata, ma sempre di accedere o alle banche dati a pagamento o a normativa, che è una delle iniziative del Ministro Calderoli. Dopodiché, se ci sono problemi di coordinamento, se ci sono problemi su quando entra in vigore una norma, la Segreteria Federale è sempre a vostra completa disposizione. Noi sul sito Padania Office cerchiamo di tenere aggiornato il testo unico di modo che tutti possano leggerlo, però attenzione, perché sopra c'è sempre scritto la data e quindi eventualmente date un colpo di telefono e chiedete se il contenuto va bene. Per qualsiasi problema noi siamo a vostra disposizione come federale, mentre come parlamentare posso dirvi che continueremo a lavorare per portare avanti gli obiettivi della Lega Nord, tanto quanto voi continuerete a lavorare nelle amministrazioni o sul territorio, perché davvero la Lega Nord è un grande movimento e perché solo noi possiamo cambiare questo paese.